Ben ritrovati amici di Domenica Italiana TV dalla redazione di World News Web 24. L'avvenimento più importante della settimana che si è appena conclusa è stato il ritrovamento di una giovanissima ragazza di 21 anni di Vigonovo nel Veneziano che è stata crudelmente uccisa dal suo ex fidanzato che si è rifugiato in Germania dove poi è stato arrestato e in Italia sta rientrando in queste ore. E nel nostro paese il tema delle violenze sulle donne è tornato prepotentemente alla ribalta. Un decreto legge in tal senso è stato approvato dal governo nazionale, ma anche molte regioni italiane sono mobilitate, in modo particolare la Puglia. Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale pugliese, la vicepresidente della SISL, Loredana Capone, è intervenuta sulle triste vicende di una ragazza 22enne di Vigonovo, uccisa con crudeltà dall'ex fidanzato. Davanti a tanta violenza non c'è più tempo da perdere, ha detto Giulia, di soli 22 anni, è la 105esima donna uccisa in Italia. È necessario intervenire subito con azioni concrete e non fermarsi alla retorica delle dichiarazioni. Servono iniziative per sovvertire la cultura patriarcale che ha ancora radici profonde nella nostra società. Una rete ancora ingabbiata in categoria dove il rosa è per le femminucce e il blu per i maschietti. Tra l'altro, le donne negli ultimi decenni hanno fatto grandi passi in avanti nella conquista dei diritti e delle libertà, ma ancora per gli uomini non è un percorso maturo. E veniamo adesso alla pagina sportiva. Sarà la città tedesca di Amburgo in Germania ad ospitare il prossimo 2 dicembre il sorteggio della fase finale del campionato europeo di calcio che avrà luogo in Germania a partire dal mese di giugno. Ricordiamo che alla fase finale sono qualificati 21 nazionali, tra cui anche ovviamente la nostra nazionale azzurra di Luciano Spalletti, che nella gara ultima di qualificazione proprio al torneo iridato ha pareggiato 0-0 contro l'Ucraina in una gara in cui non è mancato qualche momento di preoccupazione negli ultimi 10 minuti finali, ma anche con gli azzurri che tra primo e secondo tempo avevano creato ottime palle gol per cercare la vittoria. Una qualificazione che è arrivata dopo la bella vittoria ottenuta lo scorso sabato contro la Macedonia del Nord. E queste sono le notizie che vi abbiamo raccontato questa settimana dall'Italia. Vi ringraziamo come sempre di essere stati in nostra compagnia e al nostro ascolto. Restituiamo la linea a Pasquale Paoletta per Domenica Italiana. Mimmo Siena, World News Web 24.